a dire da tutte le bandiere italiane che si vedono, penso di essere indirizzato dalla parte giusta. E dopo poca camminata siamo arrivati, siamo già dentro. Questa è Venezia indubbiamente. Adesso non la Sardegna, non ci sono più da individuare le nazioni, ma le aree territoriali nostrane. Anche la bandiera lì davanti, abbastanza inequivocabile, quelli sono napoletani. Momento demenzialità e goliardia, vabbè, meglio evitare l'argomento, ma siamo in zona bagni, quindi discorsi di merda, come si suol dire. Siamo italiani, ci facciamo sempre notare, ma almeno stavolta ci facciamo notare tra di noi. E il simposio continua. Intanto le prime immagini dall'accampamento, dagli accampamenti vari. Qui c'è il palco. Allora, io sto dove qui... c'è tutta l'italianità presente a questa GMG. Ormai diventava impossibile muoversi senza calpestare i teli degli altri, mi sono tolto le scarpe, tanto sono già stato abituato oggi in spiaggia e ho anche i piedi mezzi bruciati tra l'altro, ma vabbè, camminare così, visto che c'è il tappeto di erba sintetica, non mi dà problemi. Il campo si sta ancora riempiendo, ma di qua c'è tanto spazio libero, ovviamente si gioca. Sport di combattimento laggiù in fondo. Almeno ho l'occasione di chiedere dov'è il gruppo di Bologna? Sono tutti là. Là davanti? Perfetto, grazie. Ci si ricomincia a trovare e si trovano anche molti noti. Bene, dal gruppo di Bologna per ora è tutto, ma sicuramente non lo sarà per tutta la sera. No, questa però è fantascienza. A un certo punto sono scappati tutti, ma non ho capito in direzione di chi. Chi è arrivato? Avete capito? Chi è arrivato? È una finta? È per liberare degli spazi? Pare che siano arrivate delle magliette, non qualche VIP. Finita la festa! E ancora c'è qualcuno in arrivo! Vedo una scritta che non è certo in italiano, però effettivamente sono italiani anche loro. Wow! Siete bellissimi! Ora facciamoci sentire veramente che siamo italiani e che la sappiamo cantare, la canzone italiana. Qualche momento un po' stile Tomorrowland anche. Oppure un enorme papete. Thank you.
un giochino prima di lasciare, voglio fare un giochino con voi. Abbiamo tempo, bro. Boss, come siamo? Chiamiamo 10 ambulanze, un po' di spazio. Siamo un po' di cortei. Un po' di senti. A troppo si tratta e ci divertiamo. Sì, è la nostra danza, arriva, vi vogliamo bene. Diretta 4, dobbiamo rimanere giù, grazie. Signori, dietro il backstage non ci deve essere nessuno, né a sinistra né a destra. Mancava da un po'. Da qua sta per cominciare la diretta e direi che quello che 9, si vedrà 8. Da questo momento in avanti penso che l'abbiano visto tutti anche da casa e che ci sia sui podcast di TV 2000, quindi non registrerò più tanto sicuramente. Buona visione a tutti. Giambolo. Sta finendo il discorso di Mattarella. Beh, devo dire che sta anche dicendo delle cose sensate. Dopo l'ultimo messaggio di Capodanno, quando nella stessa frase ha osannato l'invio di armi a una nazione in guerra e ha ripudiato la guerra, quindi dissonanza cognitiva che mi ha fatto cambiare canale immediatamente. Questo discorso sull'abitudine mi è piaciuto. Adesso non tentate troppo la fortuna, speriamo che non si faccia più politica adesso, che ci sia solo un po' di spettacolo. Ho trovato un modo per farvi individuare quando la telecamera arriva. Il cartello di ieri, quello dei due bracci, potrebbe essere un modo, magari dalla TV lo si vede, si intuisce che di sotto sono io. Una speranza, intanto gli facciamo fare gli auguri dagli spettatori di Spetroliamoci. Non ci vedono in diretta, ma glieli faranno. Altro intervallo, nel frattempo però sono uscito dalla davanti perché sì, d'accordo, sotto palco, d'accordo, c'è la telecamera che passa, magari mi vedono da casa, eccetera, però che palle. Ragazzi, meglio qua che si respira. Abbiamo cominciano anche le torce dei cellulari, una volta c'era gli accendini, diciamo che questo è più visibile. Anche qualcuno qui fuori. Dalla parte sul retro, effettivamente. Poi la storia ha voluto che sembrava che fossimo Italia, non che così tanti là dentro, invece facessi l'attrice, se neanche qui fuori, e incontrassi Ian che è diventato mio marito. Cioè, qual è la frase che ha appena citato Giuseppe Buscemi? È la stessa che ho scelto per il santino di mio papà. Anche lui di battaglie ne ha combattute. Un amico, Fabio, parla, la corsa purtroppo l'ha terminata e la fede è conservata, quella che conta. C'è già nel frattempo tanta gente che sta andando via, anche perché
ci sono i mezzi che forse tra un po' finiscono, come conviene che tra un po' cominci ad andare via anch'io, perché se rimango senza mezzi e non arrivo entro le 11:30 a scuola, rimango fuori. Allora, c'è da dire che da qui, se vado di passo spedito, in 2 ore ci arrivo, ma 2 ore potrebbero non essere sufficienti già in questo momento. Dopo Pedroso e Santiago ci rivediamo anche a Lisbona. E l'inconfondibile Don Massimo, che non passa inosservato anche da lontano. Ecco, beh, almeno sono arrivato alla fine della festa. L'uscita. Devo dire che non è stata una serata banale. Sì, non era neanche previsto che io venissi in qua, perché oggi avevo altri programmi, siamo usciti molto presto dal torneo di pallavolo e questo posto era proprio sulla via del ritorno. Un applauso davvero grande quindi, alla municipalità di Oeiras per l'accoglienza in questo luogo. A volte è difficile non essere banali. Hanno fatto veramente uno sforzo, diciamo, per aiutarci a fare questa festa, banali. Vorrei dire grazie, sono state per tutto volute, che hanno fatto portate, per noi, per i luoghi comuni sui giovani, quelli li hanno ci detti. Ci sono 3 cose importanti che sono state perse, così, un po' Fabrizio per prendere in giro quelli Coccia, che c'è una credenziale, dicono, se non la ritirano mangia per cui, fino a domenica. C'è per cui, un cellulare che ha... Mi è piaciuto il fatto che non ci sia stata banalità. Nemmeno Mattarella è stato banale, per cui... Io magari non sarò popolare quando critico le banalità che pontifica Mattarella, ma anzi addirittura, vabbè, lasciamo perdere poi il discorso di Capodanno sulla guerra, che era da dissonanza cognitiva, ma ha detto delle cose sull'abitudine che erano effettivamente quello che noi e soprattutto i più giovani si devono sentir dire, perché vabbè, io magari ci sono ormai abituato a evadere dall'abitudine, sembra un controsenso ma è così, ma purtroppo sempre più giovani sono schiavi dell'abitudine, per cui insomma devo ammettere che anche lui è riuscito a dire qualcosa di buono. Ok, allora io direi, a meno che non salti fuori qualcos'altro di eclatante, direi comunque che vi saluto da qua, tanto poi il resto, come ho detto prima, ci vede. Ciao Don Matteo, tutto quello che è andato in onda sul palco si può poi vedere dai podcast di TV2000, per cui non sto certo io a fare concorrenza. Ciao a tutti, buonanotte!